Sì, i motivi per cui mi sono interessato all'esposizione sono principalmente due. Innanzitutto, da anni, per varie ragioni, coltivo un interesse per una particolare struttura cerebrale e la sua espressione psicologica, che è il sistema della ricerca di gratificazione. Parrebbe che ci fosse un rapporto tra questo sistema e il comportamento evitante. L'evitamento riduce l'ansia, quindi crea gratificazione, attiva il sistema della ricerca che tende a mantenere il perpetuarsi dell'evitamento. Ora, a parer mio, la cosa è analoga nel comportamento espositivo. L'esposizione, seppur con tempi ed energie diverse, comporta ad una riduzione dell'ansia, ad un aumento dell'autoefficacia, è tutta una serie di benefici gratificanti. Quindi è fonte di gratificazione che alla pari dell'evitamento potrebbe attrarre il sistema della ricerca, e il sistema della ricerca potrebbe mantenere il perpetuarsi dell'esposizione. Ora, questa è la mia tesi che sto portando avanti e sto iniziando a scrivere nei miei lavori. Ma questo è il primo motivo per cui mi ha portato ad interessarmi dell'esposizione. Il secondo è che nel studiare in maniera più approfondita l'argomento, mi sono accorto che sappiamo poco, che ne sappiamo poco, cioè, ci sono pochi lavori sull'argomento dell'esposizione con contenuti aggiornati in Italia, e soprattutto è una procedura, è una tecnica che viene usata poco. Noi sull'esposizione disponiamo di centinaia di studi clinici, di decine di meta-analisi, ultimamente anche di lavori fatti con neuroimmagini che, seppur con i loro limiti, confermano ulteriormente l'efficacia dell'esposizione. Non a caso le organizzazioni mondiali per la salute mentale la consigliano come terapia elettiva per il trattamento dei disturbi d'ansia. Nonostante tutto, meno del 30% dei pazienti che soffrono di disturbi d'ansia e che vengono trattati con l'esposizione, meno del 30%. Per cui la cosa è un po' paradossale. E questo mi ha portato a scrivere qualcosa in più sull'argomento. Il corso è rivolto allo specialista, un psicologo clinico, psichiatra, psicoterapeuta, che si occupa di disturbi d'ansia, quindi disturbo di panico, fobie, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo d'ansia generalizzato, disturbo post-traumatico e anche quelle psicopatologie dove il comportamento evitante è marcato, come disturbo da dismorfismo corporeo, l'ipocondria, nei disturbi alimentari. Sia in età evolutiva, quindi dello specialista che si occupa di disturbi d'ansia nell'età evolutiva e nell'età adulta. Riguardo alla struttura del corso, semplicemente prevede una parte teorica, con l'utilizzo anche di filmati dove sarà possibile osservare clinici esperti sull'uso dell'esposizione, interviste che ho fatto nel corso della mia attività a pazienti che hanno usufruito dell'esposizione, ed una parte pratica con simulate, role playing, per esercitarci all'uso della tecnica. Per quanto concerne
i contenuti del corso, cercherò di presentare una panoramica aggiornata delle principali cose da sapere sull'esposizione. Ora, innanzitutto, le teorie messe a punto nel corso degli anni, mediante le quali si è cercato di spiegarne l'efficacia, a partire da quelle nate in grembo della terapia del comportamento, quindi basate sui principi dell'apprendimento, per poi passare alle teorie sviluppate grazie all'influenza del cognitivismo in ambito clinico, per giungere alle recenti reinterpretazioni cognitive dei principi dell'apprendimento. Un secondo tema trattato sarà il modus operandi dell'esposizione, quindi le varie modalità espositive, da quella graduata, non graduata, di gruppo, da singoli, verso stimoli esterni o interni, mediante l'immaginazione o in vivo, con la realtà virtuale, eccetera, eccetera. Sempre sul modus operandi, presterò particolare attenzione alle modalità motivanti del paziente ad esporsi. Il paziente non è un topino che noi prendiamo e mettiamo dentro una gabbia, ma occorre saperlo motivare ad esporsi. Quindi occorrono tutta una serie di abilità del terapeuta, che il terapeuta deve sviluppare. Ed infine, per quanto riguarda sempre il modus operandi, presenterò le recenti strategie messe a punto da diversi ricercatori che hanno il fine di massimizzare la terapia espositiva. A tal proposito, io ho di recente tradotto un lavoro di un gruppo di ricerca internazionale che si occupa di esposizione e che ha come obiettivo e titolo appunto massimizzare la terapia espositiva. Un terzo tema che verrà trattato nel corso sarà l'abbinamento dei farmaci all'esposizione. In ambito clinico si è soliti utilizzare tale abbinamento. La logica qual è? La psicoterapia è efficace, i farmaci sono efficaci per trattare il disturbo d'ansia, utilizzarli assieme è possibile avere un maggior risultato. Questa logica è fuorviante, infatti, anche se pur con i suoi limiti, la ricerca non dimostrerebbe tale maggiore efficacia. Anzi, paradossalmente, l'abbinamento, l'utilizzo di psicofarmaci durante l'esposizione sembrerebbe ridurne gli effetti. Per cui un terapeuta che vuole utilizzare l'esposizione per affrontare una fobia, per esempio, deve sapere che il concomitante utilizzo di un tranquillante potrebbe inficiarne l'effetto. Ora, se gli psicofarmaci hanno questo effetto negativo a volte, occorre evidenziare che alcuni farmaci o sostanze hanno la capacità di potenziare l'esposizione. E la logica si baserebbe sulla nuova reinterpretazione dell'esposizione, che sarebbe capace di creare nuove memorie inibitorie, quelle vecchie ed ansiose. Quindi un'esposizione che crea apprendimenti. Alcuni farmaci e sostanze, potenziando l'apprendimento, avrebbero un effetto positivo sulla terapia espositiva. Infine, un quarto punto che verrà trattato sarà l'abbinamento di pratiche capaci di aumentare la consapevolezza e l'accettazione durante l'esposizione. Si è visto infatti che l'integrazione della mindfulness con l'esposizione o dell'ACT con l'esposizione aumenterebbero l'effetto della terapia espositiva.